Ciao a tutti, amici e amiche di Andrew Channel, bentornati, bentornati alla chat della community su Twitch del Consiglio di Guerra. Ricominciamo in realtà, riprendiamo da dove abbiamo lasciato la guerra santa, la prima vera e propria crociata germanica contro la Lituania. Argrimer, nostro figlio, timido, willful, eccetera, che cosa gli facciamo fare? È un secondo genito, lo mettiamo sul learning. E adesso possiamo qui fare imbarcare altri 4.000 uomini che ci daranno una mano. Abbiamo un attrito pazzesco in questa città, mamma mia. Ok. Questa è come sta andando la guerra. Battaglia 46%, occupazione 18% e siamo al 65%. Se riusciamo a far cadere la capitale nemica, casca molto bene la cosa. Ci sto provando, soltanto che c'è veramente molto logoramento. Metà Pomerania è sotto il nostro controllo. Insomma, non va male. Stiamo parlando di Rollo II, che da quando ha dichiarato la guerra santa è coperto di tatuaggi facciali. È veramente fighissima sta cosa. Ok, finalmente prendiamo il controllo della capitale della Lituania e balziamo all'87%. Ragazzi, la guerra sta arrivando quasi al termine. Ho cambiato la skin di Rollo, gli ho messo la barba quando ha superato i 30 anni, adesso credo che ne abbia quasi 40, infatti ne ha 39. Caspita, è nato il figlio Skuli, cioè sarebbe stato il primo figlio della nostra nuova moglie, l'imperatrice Rusticula, ed è bastardo perché è figlio di un altro. Quindi questa la potrei effettivamente a un certo punto, tipo. Allora, è morta di nuovo la Ceres, va bene. Ne mettiamo una nuova, però a questo punto dobbiamo tornare ad assegnarle la missione di convertire. Anche se in realtà, signore, guardate che le conversioni stanno andando alla grande. Siamo al 92%. Scusate. Vedo che ci sono eserciti dei miei vassalli. Ok, noi continuiamo ad ereditare nel frattempo territori, ma non li gestirò finché non finirò questa guerra santa. Ne abbiamo già 10. Perfetto, perché ne assegneremo uno al figlio. Devo chiudere con il 100% questa guerra, forse è il caso di mettere insieme tutti gli eserciti a questo punto. Avevamo 10.000 uomini, adesso ne abbiamo meno. Chiaramente. Bene. Ragazzi, 98%. Una battaglia ben assestata e abbiamo vinto la guerra santa. Ci potete credere? Io ci credo. Io ci credo, ragazzi. Una battaglia soltanto, avanti. Ok, il 97%, stiamo perdendo battaglie, non va bene. Ancora! Va bene, sapete cosa faccio? Ah, aspettate, no! Questa è una principessa di Norvegia. No, 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 ho sbagliato. Pensavo fosse ancora mia moglie. A parte che la faccio fuori adesso, mia moglie, vaffanculo. Avanti, avanti. Quanto ha questo? 14 in combattimento e ci sfida? Noi abbiamo 61, andiamo in berserk. Con un bel 89. E adesso sfidami. Sfidami a duello. Mancano 2 punti percentuali alla fine della guerra santa. Voglio rischiare tutto. Lascia più 2. Ah! Però
Peccato che lo Yardemus II di Nidaros sia stato decapitato e adesso è morto. Vero peccato, davvero. Nuovo maresciallo, Tapani, che ci dà un cuore da subito. E abbiamo una fazione pericolosa, vogliono Jarl Hrodulf per la Scandinavia, chi in particolare? Il re di Noregar, che è molto forte e che non ha nessun ruolo in consiglio. E che io adesso antagonizzo. Voglio chiudere questa guerra, ragazzi. Ok, adesso sconfiggiamo questo esercito. 2000 come mi viene anche suggerito. Il problema è che qua ce ne sono altri però, ragazzi. Aspetta, aspetta, merda. Abbiamo rischiato grosso. Sono 5000, noi siamo soltanto 3100. Stop, stop, stop ragazzi, 100%. Allora, offrendo la pace, tutte le holding di King Aco il Vecchio in Pomerania passano a Rabis II, che non so che cazzo sia. Fylkir Rollo guadagna 300 stato prestigio e pietà. Guadagniamo Moral Authority e Romuva perdono Authority. Ragazzi, abbiamo liberato la Pomerania Germanica, ma non è sotto il nostro controllo. E questo un pochino mi, boom, mi, come dire, mi lascia perplesso. Io pensavo che sarebbe stata mia vassalla, ma non lo è. Allora, andiamo a vedere. Ah! Praticamente questo è betrothed con nostra sorella. Ah, un polacco, Rabis II. Strana sta cosa, perché la Pomerania era già indipendente, esatto. Però comunque abbiamo creato uno stato di fede germanica, a cui adesso chiederò un'alleanza. Vassalizzazione sarebbe stato meraviglioso, ma non si può. L'erede, la principessa Oda di Pomerania. Quindi sono. Eh sì, erano legati alla Sassonia, me li ricordo. Vabbè, comunque va bene, va bene. Abbiamo vinto, abbiamo stravinto. Riportiamo a casa le nostre natiche. E adesso diamo un'occhiata ai demands, che è molto alto. Ecco, Kexon, per esempio. La voglio assegnare. Anzi, fermi tutti. Lo Jarlon di Kerelem? No. Ma proprio no. Lo diamo a nostro figlio. Ti diamo, amico mio, Kexon. Iniziamo con Kexon. E così abbiamo 9 demands e siamo a posto. E poi ti do anche lo Yharnam della Karelia, insomma. Praticamente lo mando ai confini del mondo, ma chi se ne frega, perché in questo modo mi sono liberato di 2 province in più. Lo faccio felice perché adesso anche lui, uno Jarl, inizia a guadagnare prestigio e andiamo benone. Adesso Rollo ha 40 anni, è braccio forte e come la tradizione la barba gli deve crescere. Eccola qua, eccola la barba che volevo. Quarantenne.
Aspettate che però, esatto, gli volevo pelarlo, così si vedono bene i tatuaggi anche in testa. Eccolo qua, cut! Quarantenne, grandissima barba, tatuaggi sulla calotta cranica rasata, Rollo II Strong Arm, entra nella storia per essere il primo a vincere la Guerra Santa. Fantastico. Fantama, un pazzo furioso. Allora. Ok, abbiamo un open position, un Marshal, vediamo le fazioni pericolose. Questo vassallo che potrebbe diventare il mio Marshal, ragazzi. Questo ragazzuotto me lo porto vicino vicino, in modo che non rompa le palle. E facendo così le fazioni si sgonfiano perché il mio maresciallo è un uomo pesante e non li sopporta più. Due Rossi, il nostro ruolo è De Rossi. È vero, è così. Frodi di Scandinavia Unlanded, mi dispiace, caro Frodi, ma per te il Grande Fratello finisce qui. Adesso dobbiamo un attimino tirare il fiato perché. E perché? Perché abbiamo perso un sacco di uomini. Quindi i soldi che avevo messo da parte in realtà per la guerra li posso migliorare. Posso migliorare le mie strutture. Pick an ambition. Build a war chest è buono. In realtà lo possiamo fare abbastanza facilmente ormai. Togliamo l'antagonizzazione al re di Norvegia. Ok, cazzo è? Scusate. Niente, sono talmente scemo che non riesco a selezionare Norgar, eccomi qua. Ecco qua, fatto. Allora, dobbiamo trovare un modo di fregarlo e rubargli la Norvegia, però. Va bene. Togliamo la pausa. Crociati vittoriosi. Sì, benissimo, benissimo. Cioè, benissimo lo dico perché non voglio che i sunniti si espandano in Europa. E soprattutto voglio che i cattolici continuino a combattere gli islamici e non si focalizzino su di noi. Anche perché adesso se. Ancora. Se guardo le religioni, ora vedo che il nord della Germania è tutto di fede germanica, mentre invece la Germany come nazione, come regno, il regno di Germania è cattolico sotto Childer Son of the Devil. Beh, il figlio del diavolo, va bene. Non male. Società, loot a province. Ok, si va a saccheggiare l'Italia a questo punto. No, diventiamo slothful. Merda. Non ci voleva sta cosa. Slothful è veramente orrendo. Non so se ha senso cercare di uccidere il re di Norvegia adesso che è così vicino a noi. Perché se lo uccido poi ce n'è un altro uguale che però mi odia. E siamo punto a capo. Cancelliamo questo plot. Leviamo anche il focus war, mettiamo il focus hunting, perché aumenta la salute, comunque tiene alto il tratto Marshall. Va bene. Ora però veramente ho bisogno di un anno di pace.
Questi sono i War Games, proprio con il Marshall, re di Norvegia. Vediamo se vinciamo. Good game. Abbiamo guadagnato prestigio e Marshall, bene. Intanto i soldi tornano a salire. Magari costruiamo qualche ospedale in più, come mi era stato suggerito già svariate volte, soprattutto nell'entroterra, dove non ne ho molti. Anche se sono ospedali scarsi, l'importante è che ci siano strutture per quando ci sono le pestilenze. Ora, se torno in Pomerania, il sovrano dovrebbe amarmi. Cioè, no. Va bene. Dai, capire. Quanti figli abbiamo al momento? Fatemi dare un'occhiata perché ne abbiamo 5 in totale, ok. Ok, possiamo sposare Sverker di Norvegia e Sigrid la Unfaithful. La nostra ex moglie declina, morirà in castità lei. Ok, lo so che gli ospedali vuoti sono un po' inutili, però intanto li iniziamo. Poi costruiremo anche le varie sick house, eccetera. Se uccido Sverker e eredito la Norvegia, andiamo a vedere. Allora, questo è il mio Marshall, giusto? Gli eredi sono Sverker, Bersil, Sigtrygg, Aukar, Frederik, Sumarliti. No, ha una famiglia numerosa. No, non funziona. Mi sarebbe piaciuto però. Voleva sposarsi con la mia ex moglie, quest'uomo, cioè, vergogna. L'orso, oh, l'orso bianco, sì. Andiamo a fare una caccia prodigiosa. Cioè, tutte le mie ex mogli sono imprigionabili. Ma sì, dai. Non c'è niente di più divino che imprigionare le nostre mogli. Ciao caro, il nostro Rollo è di nuovo uno scapolo d'oro. Vediamo se in Polonia c'è qualcosa di interessante. No. Vediamo se questi 10.000 uomini questi 1.000 uomini che mi stanno marciando in casa, come mi fanno notare, sono attaccabili. Non lo so. Comunque, bella storia adesso. Non è che abbiamo molti altri potenziali. Ehi, attenzione, Tino di Sassonia, che è un germanico riformato, può avere un bitrotto con una delle nostre figlie. Ragnhild, per esempio. O Ingrid. Si sarebbe stato bello se avesse detto yes, matrilineal. No, not matrilineal, però riusciamo a strappare un'alleanza anche con la Sassonia in questo modo. Praticamente abbiamo messo. Ma è meraviglioso. Abbiamo messo in Pomerania, in Sassonia e in Polonia tutte le nostre donne a diventare regine in pratica. Però va bene, ci sono le alleanze, non male. Tanto abbiamo vinto con questa tribù di Baluba che ci stavano attaccando. Sono
suonata la pausa. E allora direi che ci possiamo fermare qua. Nel prossimo episodio mi piacerebbe rimettere insieme gli uomini per andare a saccheggiare l'Italia, per avere così la missione per i Wolf Warrior. Anche perché abbiamo già 1300 di rinnovo, se arriviamo a 2000 veramente possiamo arrivare a far partire la leggenda. E caspita, non sarebbe male. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima.